Venditalia 2016, l'avventura continua. L'avventura di me che vado in giro trotterellando per i corridoi di questa quattro giorni milanese, e l'avventura nuova di una vecchia gloria della distribuzione automatica e della torrefazione, il dottor Ennio Giardino. Buongiorno Ennio. Buongiorno. E il dottor Giardino è, io dicevo, una vecchia gloria perché proviene da un'importantissima storia di torrefazioni napoletane. Vuoi dirla tu? No, diciamo che la nostra famiglia in generale sono un po' di anni che ha prodotto caffè, si è interessata di caffè, dalla materia prima al prodotto torrefatto. Quindi diciamo che abbiamo un minimo di esperienza, sappiamo che vuol dire il mondo caffè, caffè espresso napoletano. Pochi mesi fa avete acquisito un marchio già piuttosto noto per qualche regione d'Italia che avete deciso di acquistare, riqualificare totalmente e rilanciare. Ma sì, diciamo che abbiamo preso al balzo la possibilità di acquisire un produttore napoletano che era disponibile, e quindi abbiamo deciso pure di intraprendere il settore del monoporzionato, perché prevediamo che continui la crescita del monoporzionato. D'altra parte il nostro è stato un momento di riflessione in cui abbiamo fatto delle altre esperienze in altri settori, abbiamo creato delle altre attività, però il cuore ci ha riportato a quello che è stato il nostro primo amore, cioè il caffè. D'altra parte in famiglia si è parlato sempre solo di caffè, non potevamo non divertirci e ritornare a fare caffè. Ed è quello che speriamo di fare per il futuro, creando delle opportunità di assaggi, degustazioni e maggior realizzazione di gusti che vadano incontro alle esigenze dei consumatori. La tradizione continua. La tradizione diciamo che c'è sempre stata, si è presa una pausa, adesso riprende e speriamo di avere un po' di fortuna come l'abbiamo già avuto in passato. Poco fa parlavi di un incremento del settore monoporzionato a discapito del mattoncino, cioè il pacchettino da 250 grammi di macinato, che di fatto negli ultimi anni ha un calo nella GDO a favore appunto del monoporzionato, cioè delle cialde, delle capsule, di tutto ciò che viene poi consumato attraverso macchine OCS, che stanno facendo un ingresso nel settore domestico sempre più importante, sempre più strutturato. Voi avete pensato anche soprattutto a questo? Ma sì, perché voglio dire, il settore famiglia oramai è un settore anziano, maturo, come lo vogliamo definire. Sicuramente invece il monoporzionato dà la possibilità, ma non solo in Italia, in tutto il mondo, di avere un prodotto più corrispondente a quelle che sono le caratteristiche organolettiche di piacevolezza che un produttore crede di creare con la sua miscela. È più semplice l'erogazione in tazza per chiunque, e quindi l'unico problema da risolvere è, come al solito, quello della conservazione. Poi per il resto c'è da studiare e dare miscele sempre migliori ai consumatori. Una gran bella sfida insomma, Ennio. Ma in che modo avete deciso di strutturare commercialmente la vostra proposta? Ma, ovviamente abbiamo scelto, ma siamo ancora alla ricerca di ulteriori figure per completare la nostra organizzazione commerciale. Il primo passo è stato quello di assumere un direttore commerciale vending Italia che avesse un'esperienza nel settore. E questo è stato possibile anche grazie alla disponibilità del dottor Brischetto. Poi subito dopo abbiamo trovato delle persone che corrispondevano al nostro target come venditori, come area manager,
e ancora altro dobbiamo completare, perché poi siamo partiti soltanto da alcuni mesi, per cui completare tutta una rete di distribuzione almeno in tutta Italia per poi passare all'estero è una cosa che non si compie proprio in un attimo. Beh, in effetti siete stati rapidissimi nell'andare a fare appunto acquisto, riqualificazione del brand, così come dell'intera torrefazione, della scelta del direttore commerciale che io ho incontrato qui in modo davvero casuale, con grande sorpresa per la verità, perché Giuseppe Brischetto, che è il signore che è proprio qui, vieni Giuseppe, entra in campo, vieni, presentiamolo ufficialmente agli amici di VendingTV.it, giacché loro ti ricordano direttore commerciale di altro brand. Sì Fabio, grazie, buon pomeriggio a tutti gli internauti di Vending TV. Devo ringraziare il dottore Giardino a cui siglo ufficialmente, diciamo, il passaggio alla Roco, qui allo stand Roco, e invito ai tantissimi nostri potenziali clienti a venirci a visitare, perché riparte un'avventura organizzata, ben strutturata, con delle miscele particolari, che a tutti diamo il benvenuto. E allora parliamo proprio di offerta, quante linee di prodotto, in quali formati, eccetera eccetera, da dove cominciamo? Naturalmente bisogna iniziare pian piano, quindi siamo alla ricerca delle soluzioni migliori per quanto riguarda le miscele. Ci siamo organizzati per dare la massima offerta sia nel comparto OCS che nel comparto vending tradizionale, facendo naturalmente i vari formati dal più titolati, quali diciamo Espresso Point, Nespresso, Caffè Italy, A Modo Mio, Blu, Dolce Gusto, insomma cercheremo di abbracciare tutti i comparti OCS nei vari formati e naturalmente ci aspettiamo degli ottimi risultati. Vedo anche l'offerta in grani con le buste da chilogrammo nelle quattro coniugazioni, classica, top, gold e decaffeinato. Sì, tra l'altro abbiamo previsto anche il pacco da 500 grammi perché è un plus in più per i gestori poter utilizzare le confezioni da 500 grammi. Bene, e in questo momento tu, se ho ben capito, proprio nella giornata di oggi hai ufficializzato questo nuovo incarico presso la Caffè Roco. In bocca al lupo da parte di tutti noi. Crepi il lupo, com'è il mio classico ormai claim, un pollice all'insù con Vending TV. Grazie, gentilissimo, e noi nel frattempo non possiamo che augurarti e augurarvi che Caffè Roco diventi il caffè degli italiani, proprio perché l'abbiamo assaggiato e abbiamo riscontrato una qualità che rispetta la tradizione del vero espresso napoletano. Grazie, un in bocca al lupo alla struttura, con tutti coloro che ne fanno parte, i nuovi venditori, la rete vendita che state piano piano componendo per creare poi una capillare rete di diffusione del brand. Grazie, in bocca al lupo. Ennio, grazie, salutate entrambi gli amici di VendingTV.it. Tanti saluti agli amici di VendingTV. Ci vediamo presto su VendingTV. E io continuo nel frattempo, non prima di aver assaggiato un buon caffè insieme al nostro cameraman che pazientemente saltella insieme a me da un lato all'altro di questa quattro giorni milanese in cui, credetemi, le novità sono davvero tantissime. Non termina qui, non andate via.